Siamo in contatto telefonico con Deborah Setola, la responsabile del Centro Studi Economia Reale, sezione Lombardia, per avere un parere sul pacchetto di misure varato dal governo questa notte per affrontare la crisi e l'esame del G20 a Cannes. Questo governo temporeggia, promette liberalizzazioni e promette dismissioni del patrimonio immobiliare, che sono cose sacrosante in un'economia liberista, come quella che tutti noi ci augureremmo per questo paese, ma sono cose che purtroppo richiedono tempo, perché la dismissione del patrimonio immobiliare e le liberalizzazioni degli ordini professionali, piuttosto che la privatizzazione delle partecipate, evidentemente hanno degli effetti nel più lungo periodo e non degli effetti immediati. Oggi noi abbiamo un grosso problema, che è convincere i mercati che lo spread deve tornare sui livelli di maggio 2011. Lo spread a maggio 2011 era di 180 punti base, adesso è più che raddoppiato e questo ha un costo insostenibile per il nostro bilancio, perché significa 30-40 miliardi in più all'anno sul debito pubblico, il pagamento degli interessi. Le soluzioni certamente non possono essere né il prelievo forzoso sui conti correnti né altre misure di tipo bulgaro come queste. La soluzione non può essere certamente un condono fiscale per fare cassa, perché noi oggi abbiamo bisogno di ricostruire il paese su basi di legalità, di certezza delle leggi, di uguaglianza per tutti. Quindi sicuramente qualsiasi misura che faccia cassa immediata, come il condono o il prelievo forzoso dei conti correnti, non va però a indicare una via, la retta via che oggi noi ci aspettiamo. Una patrimoniale sicuramente è preferibile a queste misure, soprattutto se parliamo di patrimoniale sui grossi patrimoni da più di 10 milioni di euro, ma quello che serve prima di tutto oggi sono dei tagli di spesa. Quindi ad esempio l'abolizione di tutti i vitalizi parlamentari, l'abolizione di tutti i privilegi, di tutte le indennità, il taglio del Parlamento di almeno un terzo, insomma dei segnali concreti, sui costi della politica, e dei segnali concreti anche sul taglio dei costi. Ci sono degli sprechi enormi, sono sprechi enormi per esempio a livello della sanità, degli acquisti delle pubbliche amministrazioni. In questi ultimi 5 anni è aumentata del 50% la spesa per la sanità. Sono cose assolutamente insostenibili, e dei tagli immediati, sono immediati, che siano però dei tagli verticali e non orizzontali, sono assolutamente una priorità in questo Paese.